amici e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Grand Theft Auto 5, su GTA 5 online. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube, e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Oggi una notizia veramente molto interessante, perché il prossimo 26 di agosto arriverà qualche cosa veramente di fantastico. Volete un GTA ancora più realistico, un GTA con una grafica strapompata, quasi mirata al fotorealismo? Bene, è in arrivo una mod del nome Redux, in arrivo appunto nella fine di agosto, quindi non manca tantissimo. Questa mod andrà completamente a riscrivere il sistema meteo, andrà a sostituire le texture originali del gioco, troveremo quindi tanti miglioramenti, effetti visivi, qualità grafica, ma soprattutto anche miglioramenti sul lato del gameplay, come le armi, la popolazione di gioco, la polizia e molto molto altro. Il tutto arriva dal creatore di questa mod, Josh Romito, che appunto ha sottolineato che ci sarà una modifica non soltanto dell'aspetto grafico del titolo, ma anche migliorie sotto il lato del gameplay. Il tutto, come vi dicevo, il prossimo 26 di agosto. Ci sarà un sistema meteorologico completamente riscritto, quindi illuminazione migliorata, una nuova profondità di campo, texture ad altissima risoluzione, come potete vedere dagli screen che vi sto facendo vedere. Inoltre, alle cose che vi dicevo precedentemente sul lato del gameplay, ci saranno migliorie sul combattimento corpo a corpo, sulla guidabilità dei veicoli, sulla fisica e molto molto altro. Non appena ci saranno nuove informazioni, non appena sarà disponibile, tornerò con un nuovo video dedicato per tutti gli approfondimenti del caso, e intanto qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mod Redux, che andrà veramente a dare una bella pompata alla grafica di GTA 5. Ci vediamo quindi con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.